ecco, diventerà anche la chiesa degli artisti, un altro traguardo ha raggiunto, ecco, questa città. Un altro tassello che si sta, completando veramente tutta la parte della cultura, anche in questo caso musicale. Quest'altro bellissimo regalo che sia Cettina Nicolosi insieme a tutto il suo gruppo ci sta regalando alla nostra città, la chiesa degli artisti, la quale verrà utilizzata per diversi concerti, sia musicali ma anche per diverse anche dimostrazioni, che tipo anche presentazioni di libri con Capitale del Libro. Eh sì, perché inauguriamo una chiesa che veramente per Taurianova rappresenta un capolavoro, perché comunque è stata una chiesa che ha ospitato tanta gente anche in passato, tra l'altro vicino all'ospedale, quindi tanta gente veniva battezzata qui, e oggi scriviamo una bellissima pagina per la storia taurianovese, un luogo che diventerà appunto chiesa degli artisti, un riferimento per tutti coloro che vorranno esplorare l'arte e, diciamo, la spiritualità. Questa è una chiesa che è stata restaurata per gli artisti. Artisti si intende arte, musica, cultura, di tutto. L'importante è che è arte. E questa sera ci sono tanti artisti che si esibiscono? Questa sera c'è l'orchestra che si esibisce, ma questa sera c'è un piccolo specchio di quello che sarà tutto. Ecco, tante presenze, anche Sua Eccellenza il Vescovo. Sì, ci sarà il Vescovo, ci sarà il Sindaco, ci saranno tutti questa sera per inaugurare la Chiesa degli Artisti qua a Taurianova. È veramente un grande piacere ed è il motivo per cui ci troviamo qui stasera, non solo io personalmente ma un sacco di persone. Questo evidenzia e sottolinea l'importanza di questo evento e consideriamo effettivamente questa occasione come un segno di speranza, di fiducia, una chiesa aperta e non chiusa, non solo perché si apre una porta, ma perché vorremmo veramente che la chiesa fatta di persone siano sempre persone aperte agli altri, riconoscendo i fratelli e capaci di costruire insieme una società migliore, più giusta, più fraterna. Questo è il grande progetto evangelico di nostro Signore Gesù Cristo e su questo noi ci giochiamo nell'oggi della storia che stiamo vivendo e nel territorio concreto in cui ci troviamo. Bello riaprire una chiesa ristrutturata, aperta per funzioni religiose, quindi il significato più profondo e la vocazione propria della Chiesa, ma anche per occasioni ed eventi culturali, perché la Chiesa non è disincarnata dalla realtà, ma è dentro la storia degli uomini, quindi si mette in dialogo con tutte le realtà belle che possono far crescere da tutti i punti di vista le persone. Quindi ben vengano eventi e occasioni come queste, e questo diventi uno stimolo perché la Chiesa sia sempre aperta, non solo nelle porte ma anche negli atteggiamenti e nei cuori. Questo ci fa sicuramente sperare, questo sicuramente è motivo di grande fiducia per il presente e per il futuro.